Che bravo, eh? Ma sai che è purtroppo tutte le volte unico? Che... ma no, ce ne sono anche altri. Beh, insomma, così è proprio. Ma poi hai una faccia... Non sento. Purtroppo no, come ho detto prima, le manca la parola. No, adesso fa... No, mi è già tornata la voce, perché adesso ce l'ho ancora un po'. Hai avuto un abbassamento di voce. Allora, nei giorni subito dopo Pasqua, no? Sì, a Pasqua. A Pasqua. Ci siamo fatti gli auguri. Vi faccio sentire la telefonata. Dai. Lo so che faccio ridere, infatti sono sicura che sarei venuta lo stesso tra le risate scomposte tue, perché sei cretino, e quindi meno male che sto a casa. Io non ho capito niente. Veramente incredibile. Cosa hai detto? Amore. Io ho sentito questa cosa e ho detto, ma è uno scherzo, sarà qualcuno. No, ero io che adesso mi è già tornata, fa un po' la voce di Morgan. Le cose belle durano poco, sì. Io ti dico, ti amo Tamarindo. Ci veniva il brivido a tutta l'età. Comunque, questa mia laringite ha un nome. Sì, laringite. Ed è riscaldamento centralizzato. Chi lo dice? Riscaldamento condominiale. Hai ragione. Ecco, perché una volta che il comune decide di spegnere il riscaldamento, può esserci una nuova glaciazione. Sì, rimane spento. Non so, gelarsi il Po, una migrazione di pinguini, i merli, cadere stecchiti, gelati dai rami, non gliene frega una mazza a nessuno. Cioè, non si chiedono che tempo che fa, no. Ed è arrivata la primavera. Pure noi da 20 anni che diciamo che tempo che fa, sarà appunto, un molto, niente. Appunto, invece quelli che hanno riscaldamento autonomo, per carità, vale anche per loro, però magari una bottarella. Certo. Tanto non è che viene il sindaco a mettere la mano sul termosifone, no. Hai capito? Quindi il mondo si divide in queste due grosse categorie, i pirla e gli altri. Parla bene, che c'è Varvello che è rimasto a guardarti. Guarda che lui è molto British, quindi ti prego, non dire parolacce, parla bene, insomma. No, comunque voglio dire. Ecco, bravo, vedi che ho detto Varvello parla sottovoce subito. Vedi, cambiamento effetto climatico. Meraviglioso. Climate change. Col cambiamento climatico bisognerebbe anche adeguarsi a questi cambiamenti, se no facciamo diventare una partecipata alla tachipirina. Certo, hai ragione. Vabbè. Cosa facciamo? Volevo far vedere le scarpe. Nere? Niente, no, stringatone banali. Come devono essere le scarpe? No, adesso c'è una moda nuova, non hai visto che sono arrivate le ballerine da uomo? No. Le ballerine da uomo? Le ballerine da uomo. Ma sono quelle da roccia, forse? No, che è da roccia, guarda. No, guarda subito come sono le ballerine da uomo, adesso te le faccio vedere. Ecco qua. No, non sono da roccia queste. Non so se Varvello vuole metterle. No, non credo. Valenziaga, no, è l'ultimo tabù della moda. Cioè, tu pensa, uno ti invita a cena, arriva a prenderti con la macchina, scende, ballerine. Cioè, ti cancella subito la libido dall'elenco dei sentimenti, Cioè, un maschio che viene lì a ballerinare davanti a te, no. Capisci? No. Senti, si chiude tutto, presenti i barattoli di marmellata fatte in casa, quando li fai bollire e poi li tappi e fanno così. Ti si tappa tutto. Cuore e il resto. Va bene. No, ma dai, guarda, ma guarda quelle robe lì. Se le fissi più di 3 o 4 secondi è come fissare l'eclissi, ti vengono tutti i pallini neri negli occhi. Abbi pazienza. Poi anche col fiocchettino, ma dai, almeno il fiocchettino no, la nonna Belarda. Poi le ballerine sono fatte da piede piccolo, tipo il mio. Come fai un maschio? Che numero porti tu? 42. Poco. Che piedi hai della Barbie? Ma come potevo mentire, 42, cioè, 42. È normale. No, quello sarà almeno un 47, come mettere un piede. Ho capito, ma lui è la misura più. Sono degli anni 60, io adesso sono più alti, ragazzi. Ah, certo, io 60 per eravamo più piccoli, sì. Ma guarda che stupido. Scusate, c'è nessuno che ha 42? No, per fare una cosa. C'è qualcuno che ha 42? Sono solo l'unico che ha 42. Ce l'hanno le ragazze. Ma che? 41 hanno meno loro. 41. Certo. Ma che quindi chiedi scusa. Ma i maschi dominanti dove sono finiti? Ma che? Guarda che... Ma
scusa. Non è la misura, vabbè, del piede. Non insomma, è la misura del piede. Piede so. No, bene, allora. Ma no, ma dicevo, vogliamo parlare della pelosità della gamba? La pelosità della gamba, anche quella, Cioè, ma almeno mettimi un modello depilato, non sta una bella di pelosità. Però non ti va bene niente, No, quella, scusami, la scarpa è troppo femminile, la gamba è troppo maschile. Ma vabbè. Scusami, sta zampa di granchio, bianca, pelosa, senza un muscolo, abbi pazienza, dai. Almeno mettimi, vuoi far vedere che la ballerina è una roba, insomma, di maschio virile? Allora mettimi un palpaccio tonico, abbronzato, con quei ricci neri stretti, proprio come un guerriero spartano. Questo voglio. Ma sai quanto costa? Stasera, no? 750 euro. Ma 750 euro? Tre ballerine, voglio Roberto Bolle e tutto intero. Che cavolo. Comunque, le ballerine sono le scarpe antisesso per eccellenza, sia delle donne che degli uomini. Cioè, proprio... veramente, ha fatto più danni alla natalità la ballerina che lo smantellamento del welfare, Cioè, bisognerebbe scrivere sulla confezione, proprio come nelle sigarette, la ballerina nuoce tantissimo al sesso. Fanne a meno. Io ho preparato addirittura un bugiardino da mettere dentro la scatola delle ballerine. D'altronde è stata male, non aveva niente da fare, ha scritto il bugiardino. La ballerina da maschio provoca crollo ormonale, senso di spaesamento, mestizia fulminante, lacrimazione a fiotti, secchezza delle fauci, stati di ansia, disturbi della vista, odore salmastro delle ascelle, orrore di se stessi, areofagia, schifo del presente, mamma mia, tristezza del passato, stato di narcolessia con frase non ci credo, non ci credo, non ci credo, ripetuta all'infinito. Se il sintomo persiste, consultare l'idraulico. Quello grande, grosso, con la fetta di cul-de-sac che esce dai jeans, gli scarponi antinfortunistica e la tubatura in rilievo sul davanti. PS, la ballerina maschile è per l'uomo che non deve chiederla mai, tanto non gliela danno. Bon. Va bene. Vabbè, togliamo questa cosa. No, ma perché, dai, non abbiamo più punti di riferimento, Stiamo andando tutti fuori di testa. Ma non ho mai visto anche cosa il Dalai Lama? Adesso? L'illuminato. No, ho visto, sì. L'illuminato si è fulminato, anche lui. Cioè, ma non bastava il patriarca Kirill che benediva la guerra di Putin? Adesso si è svalvolato anche il Dalai Lama. È stata una decisamente... uscita... Dalai Lama bacia un bambino e chiede, succhiami la lingua. Sì, poi uscita. Ha detto, ma neanche Rosa Chemical, una roba così a stare. Cioè, io quando l'ho visto ho detto no, non è possibile. E lui ha detto, ma ho fatto una battuta. Ma come una battuta? Ma sei l'incarnazione del Buddha, mica di Checco Zalone. Fammi capire. Cioè, scusami, ma poi che frase è succhiami la lingua? Ma voi l'avete mai detta nella vita? Mai. Ma anche a livello logico. A meno che una vipera non ti abbia succhiato, morsicato la lingua, sì, che diciamo... tu debba succhiare per... No, cioè ci sta, non so, grattami la schiena. Oppure guarda se c'è una pezza di rughetta tra i denti, succhiami la lingua. Infatti sto bambino l'ha guardato e non ha fatto niente, perché avrà detto, la mamma mi dice non accettare caramelle dallo sconosciuto, figurati una lingua. Sì, infatti, è stato saggio il bambino. Comunque ci sarà qualche vulcano attivo da qualche parte che spara marijuana, se no non si spiega. Comunque adesso sto uomo deve anche un po' ripulirsi l'immagine. Peccato che hanno già chiuso il cast dell'Isola dei Famosi, perché sennò sarebbe stato perfetto. No, i nostri sacerdoti invece sono più bizzarri ma più simpatici, no? Non so se hai visto quello che entra in chiesa per dire messa col monopattino. Vediamolo. Ma dove? Che fa molto ridere. Da noi, in Italia. Sì, ma dove? Con la tonaca che sventola come Batman, ma ti pare? Adesso poi qua non si vede dove lo lascia sto monopattino, però che non lo sbatta come fanno tutti. Ma perché? Ma perché almeno fa prima. Sì, ho capito, ma però la domanda è, ma quando deve andare a benedire le case? Cioè fa parkour da un condominio all'altro, non lo so, arrampicata, non si spiega. Poi mi è piaciuto molto questa tradizione toscana del volo della colombina. Ah, quella l'ho vista. L'hai vista? Sì, sì. Io tutte le volte un'ansia, sì, un pochino. Un'ansia che non finisce. Praticamente il prete dà fuoco a sta colomba che deve uscire come un razzo e poi ritornare indietro. Se fa questo percorso qua perfetto, tutto andrà bene. Se invece si incarta, non tanto. Questa volta è andata bene, vediamolo.
accende e parte. Che sembra? Ma guarda che... E con tutta la gente che si china o così. E poi torna indietro, adesso qua. Sì. No, ma perché poi, guarda, guarda, torna veramente, guarda. È una roba che va, pensa se va a finire nelle canne dell'organo, nella permanente della perpetua. Io non so che... Ma è pazzesco, Perché, cioè... È un jet russo. Bene, tradizione, tradizione. Sì, ma no, bellissimo, però tipo un petardo Maradona. Io mi aspettavo Nardella che arrivasse e placcasse la colomba, sai come fa lui, no? Che la parasse come Donnarumma. Comunque il massimo è il prete ovaiolo. L'avete visto quello che vola con l'uovo di Pasqua? Guardate, no. Vabbè, ma sono... però sei impietosa. Guarda, guarda, guarda. Volo d'angelo si chiama. Oh! Ma la cosa che non si spiega è che cosa ci faceva con un uovo di Pasqua in chiesa, cioè non è mica ma sarà una... stato un regalo per i bambini. Sì, ma non è mica una cosa sacra. No, più che altro che l'ha aperto lui, ha tolto la sorpresa. Sì. Tra l'altro doveva essere pesantissimo, perché si è andato il giorno, non è che c'era un portachiavi, c'era una porta blindata. Essere così pensa a quelli che vanno a confessarsi. Padre, sono caduta nel peccato. Lasci perdere che io sono caduto sull'altare, lasci perdere. No, no, comunque, tutta una storia di follia. Come sta adesso? Ma spero bene, perché ha preso una bella botta, peggio di me. No, comunque, vabbè, insomma, siamo tutti un po' storditi, E appunto, stando a casa, con la mia voce che era quello che era. È molto sexy. Vogliamo risentirla? No. No, 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 basta così. Ho visto, non so se avete visto, il nuovo spot del disinfettante per water. L'avete tu visto? Tu di tutto quello che potevi vedere stando a casa? Quella roba lì mi ha fatto impazzire. Cioè praticamente si vede uno sul water con un tavolino davanti e il computer che si vede la partita. C'è Varvello però, ti prego. In Inghilterra. Non so, Londra magari non lo danno. No. Te lo spiego. Vabbè. E praticamente c'è lui che è seduto sul water con i pantaloni calati, la bandiera e sta guardando la partita. Vediamolo perché no, ma non vediamolo. Non no, ma è meglio raccontare. Vediamolo. Non vediamo, non serve. Vediamolo, lo vediamolo. Goditi i tuoi momenti sul WC. Più è pulito, più lo vivi. Ma cioè, ma ve l'avete visto voi? Io non ci potevo credere. Ma cos'è? Ma cracco, il mio bagno, il mio living, la mia partita. Cioè, ma poi stacci 90 minuti seduti. Guarda che ci vuole una bella resistenza, Meno male che aveva dato il disinfettante, sennò lì i batteri, i bassetti se lo mangiavano vivo, E poi dice a un certo punto, più è pulito, più lo vivi. Un water, lo vivi? E come lo vivi un water? Lo abbracci nei momenti di solitudine, non so, usi il coperco per schiacciare vabbè, le noci. Vabbè. Goditi i tuoi momenti sul WC. Sì, ho capito. Ma goditi un tramonto in barca, ma non il momento sul WC. No, guarda, però il mondo della toilette è proprio meraviglioso. Vabbè, vorrei diventare da grande capo di gabinetto. Cioè, proprio... Water prof, direttamente. No, allora, appunto, in questi momenti di streptococco sono andata a fare un giro e ho visto che cosa succede nei vari paesi del mondo. Sono andata a curiosare. Per esempio, in Cina compaiono questi cartelli qua, nei bagni pubblici. Sai che loro sono precisi. Allora, ti dice, guardate la striscia sopra. Ti dice che come bisogna farla, cioè normale. Sì. Poi ti dice, attenzione, non fatela nel bordo, non fatela in sforbiciata, che io non ho mai visto nessuno farla così. E soprattutto, non fatela alla Fosbury, al contrario, mai rovesciata. Non ti è mai capitato no, onestamente no. A fare una parabola così? No, no. Tra l'altro fa molto ridere che tra tutti è quello che fa centro. Quindi io gliela lascerei fare tranquillamente così. No, poi vediamo in Germania, per esempio. No, in Germania non sopportano che tu faccia la pipì in piedi. Allora ti dicono di farla seduta. Che io subito pensavo che questa scritta volesse dire falla seduto se hai il cappello e se sei senza naso.
invece no, si vede che lì, sai, con l'Ottoberfest si bevono 5-6 litri di birra a testa, poi sì, dopo magari caracolli un attimo, sbagli la mira, eccetera. Va bene, ma usciamo no, da questo... No, ho fatto proprio un'analisi precisa. Tra l'altro devi essere anche molto... Sì. Cioè, loro ti dicono per favore falla così, ma tu devi essere molto fiducioso con quelli che ci sono venuti prima di te. Certo, perché, certo. Cioè, no, io in un bagno della stazione non... Va bene. Poi vediamo questo, sempre tedesco, attenzione, che ti dice, attento, non fare la pipì camminando. Cioè, non so, allora io lì ho pensato, varie possibilità, il ritardatario... che apre la porta, gli scappa, ma non fa in tempo. Oppure quello che pensa di averlo lunghissimo, che prende male le misure, vabbè, pensa di averlo telescopico e boh. Se no, attenzione, c'è ancora questa... tanta strada per l'Unione Europea, insomma. Se dice, dobbiamo... Sì, diciamo di sì. Poi abbiamo quest'altro immagine meravigliosa, che invece questa è bella per i cantanti e per gli appassionati di musica, che tu praticamente facendo la pipì suoni direttamente anche una canzone dei Red Hot Pipi Pepper o dei Pink Floyd. Altra... Allora, questa settimana ci sarà il Salone del Mobile a Milano. Cosa sì? fai, cade? Niente, no, non cade. Anche tu come il prete. Il Salone del Mobile a Milano, perché davo cado? Questo consiglio, perché ho visto questa soluzione molto interessante, nelle sale da conferenza, il bagno direttamente, praticamente in sala. In sala. Eh sì, quindi si passa da oratore a orinatore in un attimo. Cioè, non devi neanche perdere il filo del discorso, è proprio un attimo. Questione di un attimo. Sì, sì, e la gente lì può anche decidere, no? Giudicare, no? Certo, un po' il re sole, insomma. Sì, un po' tu sì che cagues. Certo. Vediamo anche questa. Questa è un'altra soluzione meravigliosa, dove c'è il water e guardate dove hanno messo la carta igienica. No, ma guarda che gli architetti a volte sono strani, che poi ma passa un metro e mezzo, ma di più, con un ma poi ci sarebbe posto tranquillamente, invece lo mettono dall'altra parte. Ma perché fare le cose con logica? Perché mettere il frigo in cucina, i fili della biancheria sul balcone e il rotolo della carta igienica vicino? Ma no, infatti se lì vedete c'è anche una presa della TV via cavo, l'hanno messa sopra il lavandino. E per chiudere abbiamo anche questa che mette un filo di agitazione, guardiamola, ecco. Praticamente c'è quello di Avengers, Occhio di Falco, che guarda con ribrezzo, tra l'altro, perché quella è l'espressione tipica, e che pensa che ti viene da... Controlla. Sì, che dire, falla dentro, sono qua che ti guardo. Dai. Va bene, allora, veniamo alla pagina politica. Ah, c'è anche la pagina politica questa sera, sì. C'è anche la pagina politica. C'è anche la pagina dopo politica. Questo florilegio di bagni pubblici. Sì. Allora, si è sciolto il polo. Non il polo, no, il polo. Ah, no, pensavo il clima. Polo. No, il terzo polo, sì, sì. Chi l'avrebbe mai detto, eh? No, è quello. Durato meno di una stagione di Mare Fuori, eh? Guardali lì, sti due. Sai, io quando li ho visti per la prima volta ho pensato, sai quando compri una cosa dai cinesi, che mentre sei lì che paghi, già senti che si sta rompendo nella borsa? E lì è un po' uguale. Perché loro, vedi, sono due drag queen. Non possono stare insieme sullo stesso palco. O sale uno o sale l'altro. Capisci? Poi soprattutto Calenda, ma come ha fatto a fidarsi di Renzi, che c'ha l'affidabilità di una bici senza freni? Lo sapeva dall'inizio, eh? No, perché hanno fatto molto ridere prima, che dicevano, ma la sinistra è abituata a dividersi, invece il centro si divide prima ancora di unirsi, quindi questo... Comunque Renzi non ce la fa, prima o poi deve fare lo sgambetto, vedi qua si danno la colpa uno con l'altro, deve fare lo sgambetto qualcuno Renzi, non ce la fa. È più forte di lui. Se non ce la fa ad un suo collega, va per la strada, fa lo sgambetto alla gente. Io vorrei sapere dove ha il vano pile per togliergliele e carmare un altro. Però sarebbe stata una bella coppia, con la pesce dei martini. Vabbè, ma magari poi sai, le cose si aggiustano, dai. Si aggiustano? Sì, ma ancora, sai, interlocuzione dura. Certo, ma si stanno dicendo queste cose. No, però poi... Tra l'altro su Twitter, magari se ti telefonassero sarebbe meglio. E invece, attenzione, c'è stato un grande trambusto per decidere il top manager delle partecipate. Sì. No? Di cui però tu non parli perché non ne sai niente, come me del resto, quindi non sai nulla. No, io dico la mia. Ah, dici la tua, sì. Dico la mia, insomma. Purtroppo. Praticamente si sono messi di buzzo buono, sì? Ermeloni, sì. Salvin, sì. E Renzul, per governo, stabilire... Certo. Ecco.
E perché questo delle partecipate è un momento importante per, certo, per l'Italia, è come Sanremo, solo che Sanremo decide Amadeus, sì, e qui devono decidere loro. Il governo, credo, certo. E, allora, però io mi sono sempre chiesto una cosa, volevo chiedere a te. Sì. Ma questi qua, cioè come fanno a passare con così tanta scioltezza dall'Eni all'Enel, dalle Poste alle Ferrovie? Eh beh, l'abilità, questa è l'abilità del manager, il grande, sì, manager. Ma è cioè devi saperne anche un po', eh? No, dico, l'abilità del grande manager è quella di disinvoltamente poter occuparsi. Sì, ma è difficile. Cioè non ce n'è uno che dice, ma io non sono tanto sicuro di essere capace. Cioè il senso di inadeguatezza non esiste. Dai. Beh, ma se sei un manager, sei un manager, non è che sei un manager, cioè il giorno prima ti occupi, non so, di energia e il giorno dopo ti dicono, guarda, devi andare a occuparti dei treni. E tu pronti via, il giorno dopo sei lì a stabilire che cosa devono fare i pendolari sui treni. Il manager è questo, il manager è questo. Ma no, se ti sposto la poltrona e ti viene già l'agitazione, quale manager? Di che cosa? Che ci mette 2 mesi a imparare la nuova password del wifi, ma per piacere. Va bene, comunque per chiudere, mamma. Pensate che per poco poteva non venire stasera, è proprio stato tanto così. Per chiudere, sì, c'è stata una bella barra bellina notizia. In questi giorni di Pasqua è arrivato un bambino, è arrivato Enea e noi ci sentiamo tutti un po' parenti e allora ho preparato una letterina per lui. Prego. Che dice così: caro Enea, bel cicciottino di 2,5 kg, cucciolo di specie umana, super millennial, classe 2023. Un giorno forse saprai di quanto si è parlato di te in queste ore, quanto sei diventato famoso a tua insaputa. Più di Fedez e Gianluca Vacchi. Perché la tua mamma, dopo averti tenuto nella sua pancia per 9 mesi, ha pensato che saresti stato meglio lontano da lei. Credo che questa decisione le sia costata molto cara, sai Enea. Così ti ha lasciato in una culla per la vita, a Milano. Le culle per la vita non ci sono solo a Milano, sai. Ci sono in tante altre città d'Italia, ci sono a Napoli, Varese, Parma, Padova, Firenze, Roma, più di una in ogni regione. E funzionano così. Appena la mamma appoggia il bambino in quella piccola cuccia calda, scatta un sensore collegato con l'ospedale più vicino, che allerta i medici che intervengono subito. Per questo non credere mai a quelli che dicono che la tua mamma ti ha abbandonato. Non ti ha abbandonato, ti ha affidato. Sono 2 verbi molto diversi, sai? Quando crescerai lo capirai. Abbandonare significa mettere in pericolo, fregarsene di che cosa succederà dopo, vuol dire che non te ne importa niente. Affidare invece è diverso e avere così tanta fiducia nell'altro da chiedergli di custodire la cosa che ti sta più a cuore. Semplicemente le mani di mamma hanno incontrato altre mani. È stata una catena d'amore, Enea caro. Non succede solo a te, sai? Pensa che in Italia capita a 400 bambini l'anno e la maggior parte trova una nuova famiglia già dall'ospedale. Sai, per noi adulti la vita è un casino e a volte siamo costretti a fare le cose che non vorremmo. Sembra strano dirlo a te che di settimane su questa terra ne hai così poche, ma ti assicuro che più invecchi, più le cose si complicano. Non so come mai la tua mamma l'abbia fatto e se vogliamo davvero rispettarla non dobbiamo neanche chiedercelo. Al contrario, dobbiamo custodire il suo segreto con rispetto, silenzio e soprattutto compassione. Sappi comunque che mamma, col suo gesto pieno di amore e di dolore, ha messo in moto una catena di protezione che nei decenni in Italia abbiamo reso sempre più forte, che parte dagli ospedali fino ad arrivare ai tribunali dei minori, agli assistenti sociali, ai genitori affidatari e a quelli adottivi. E questa catena sta dentro una cosa che si chiama Stato, e serve apposta per tutelare i diritti di tutti, neonati, bambini, mamma e papà perduti e fragili, anche famiglie tradizionali e famiglie non tradizionali. Perché non è vero che la società non esiste. Esiste, e come? E dobbiamo fidarci di lei. Porti un nome importante, Enea, il nome di un signore fuggito da una città in fiamme per cercare una nuova vita e una nuova casa. La stessa cosa è capitata a te. Quell'altro Enea ce l'ha fatta. Sono sicura che ce la farai anche tu. Ti auguro di diventare tutto ciò che si sogna da bambini. Astronauta, calciatore, Harry Potter,
pilota di Ferrari, dentista di leoni in Africa, rockstar come Maneskin, sosia di Chiattillo o minimo ai semafori. Sono certa che avrai al tuo fianco una mamma e un papà al 100% che ti ameranno moltissimo, ti ameranno un botto, non dubitarne mai neanche un secondo. Purtroppo la vita a volte somiglia alla scuola guida. Le partenze in salita sono difficili, certo, ma se impari a farle, poi non ti spaventa più nulla. Benvenuto Pulcino di Pasqua. Ti riempiamo di baci, tutti quanti. PS, c'è ancora una notizia che devi sapere, caro Enea. Per via del nostro debito pubblico, ogni italiano nasce già con un debito di circa 45.000 euro. Fossi in te, inizierei a pensare alla pensione integrativa. Eccoci. Allora, volevo ancora dire una cosa. Brava Luciana. Sottoscrivo parola per parola. Volevo ancora dire una cosa. Vi ricordate qualche tempo fa, un mese, anzi due mesi fa, di più, tre mesi fa, avevo raccontato della mia amica Paola che aveva fatto il trapianto e tutto era andata bene. E questa sera la mia amica Paola è qua e ve la presento perché oggi è la giornata nazionale della donazione degli organi. Eccola qua. Benvenuta. Buonasera. Buonasera, grazie. Bene, siamo molto felici di averti qua, in piena forma. Sì, benissimo. E quindi volevo che tu ci raccontassi un attimo che cosa è successo a te per raccontare anche a tutta l'Italia come possiamo essere utili per gli altri. Allora, intanto grazie a te Lu e grazie Fabio per avermi invitato qui stasera in questa giornata così emblematica a testimoniare con la mia presenza il senso della donazione degli organi. Io non sarei qui oggi se qualcuno tempo fa non avesse fatto questa scelta, non avesse deciso di registrarla. E quindi secondo me, oltre che essere un gesto di grande generosità, è prima ancora un gesto di civiltà. Io sono affetta da una patologia genetica ereditaria che si chiama policistosi epatica, che provoca una crescita progressiva nel tempo di numerosissime cisti a carico del fegato, che diventa sempre più grande e crea dei problemi di compressione agli organi vicini. Quindi io ho vissuto per anni portandomi in giro a spasso questo fegato che è arrivato a pesare 12 kg. E non ci sono terapie alternative se non il trapianto. Quindi io oggi e ogni giorno della mia vita posso solo dire grazie a lui o lei, perché noi non sappiamo chi sia, che ha fatto questa scelta e ha permesso a me di ricominciare a vivere. Quindi stasera io voglio lasciarvi solo due messaggi importanti. Il primo è che nel corso della vita di ciascuno di noi è 7 volte più probabile che abbiamo bisogno di un organo piuttosto che dobbiamo donarlo. Quindi conviene a tutti noi che ci siano tanti donatori in giro. Perciò scegliete di donare e convincete chi frequentate a fare la stessa cosa. Perché dopo la morte i nostri organi non servono veramente più a nessuno, mentre invece possono permettere a gente come me di ricominciare a vivere. Grazie. Poi di tutti, cioè anche gli anziani, anche le persone già avanti con l'età, sì, possono essere donatori. Sì. Uno pensa, vabbè, ma io ormai sono vecchio. Non è vero, invece funziona. Ma guarda che io non lo penso di essere vecchio. No, cioè, no, mi hai guardato. Anche quelli vecchi più grandi. Hanno recentemente trapiantato organi di una signora centenaria. Quindi, insomma, chiunque può donare, perciò fatelo veramente tutti. E come si fa? Esattamente, allora l'altro messaggio importante è che a oggi i metodi più efficaci e soprattutto il modo per registrarsi al sistema informativo trapianti è attraverso due soluzioni, quindi iscriversi all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori d'Organo, che adesso potete fare anche comodamente da casa online attraverso lo SPID, che ormai quasi tutti abbiamo. E l'altra modalità è con il rinnovo e l'emissione della carta d'identità elettronica. Quindi andate all'anagrafe già preparati a rispondere a questa domanda. Esattamente, cioè, perché quando vi verrà chiesto se volete diventare donatori, cercate di dire sì, ma soprattutto se non siete ancora sicuri, dite non so,
perché potrete modificare successivamente questa decisione, a breve anche da casa con lo SPID. Grazie. Allora grazie, vogliamo dare il giusto a Paola. Perfetto, molti. Sì, per qualsiasi informazione potete trovare tutto sul sito www.sceglididonare.it. Grazie, grazie ancora. Grazie a voi. Per la forza. In bocca grazie al lupo. Ai donatori. In bocca grazie al lupo. Viva il lupo. Grazie, grazie mille. Adesso mandiamo la pubblicità e poi ci godiamo Nanni Moretti.